Ciao a tutti ragazzi, finalmente mi sono arrivate le mie guaine dell'Alligator Eye Link. Come avete visto nel titolo, esatto ragazzi, l'ho pagate 20 euro più 7 euro di spedizione. Costano 25 euro su eBay. Il venditore mi ha fatto 5 euro di sconto. Vi faccio vedere chi è il venditore. Si chiama zainabiciclette.com. E ancora io il sito internet non l'ho guardato perché ho comprato appunto su eBay, dove mi ha fatto questi 5 euro di sconto. Vediamo se il mio amico Maurizio Morelli mi dice se ho fatto un buon affare oppure no. Vediamo, qua dietro ci sono tutte le istruzioni dei vari componenti. Ti dice che è lunga 1,80 m, poi la misuriamo, vediamo se è 1,80 m. I vari connettori, fine corsa, il line, i cavi, le protezioni e appunto i cappuccetti. Io l'ho presa nere, però il venditore mi ha detto che c'erano tutti i colori, poi magari quando guardate nel suo sito lo vedrete. Allora, apriamole insieme, vediamo se c'è tutto. Ok, vediamo. Allora, qua c'è il libretto di istruzioni. Vediamo cosa c'è scritto, ecco, vi fa vedere come va messa questa guaina, la direzione, vedete, inizio corsa, fine corsa per il deragliatore. Ok, questo è uno. Poi abbiamo il nostro line, come vedete sono due. Poi apriamo qua il nostro pacco, abbiamo tutte le protezioni in fine corsa che ho detto prima. Poi abbiamo i due cavi per quanto riguarda il cambio anteriore e posteriore e la nostra guaina che è veramente leggerissima ragazzi, ma soprattutto è fina, è da 4 mm, ma è una cosa veramente... Aspettate, vi faccio vedere, io ho qua due pezzi di guaina, queste sono le guaine normali, una del cambio e una del freno, vedete questa del freno è un po' più grande. Andiamo a vedere com'è, vedete la differenza, non so se si vede, ma è veramente tanta. Vediamo questa qua del cambio, e anche qua la differenza è tanta ragazzi, sono molto più piccole, magari non si vede bene dal video, e posso dirvi che soltanto questo pezzo, che è una cinquantina di centimetri, pesa più di tutto questo, che appunto come c'è scritto là sono 1,80 m, ma credo che sia anche più lungo. Poi vediamo il funzionamento a clip, e questo ha fatto vedere anche Maurizio Morelli nel suo video. Vediamo, quindi metterò magari il video in descrizione di Maurizio. Vediamo il clip, ecco, avete sentito, vedete c'è un ottimo angolo, non succede quella la piegatura dei line come succedeva in quell'altra, che a me non mi piacevano perché non era una clip. Però ho notato che anche la Jaguar, scusate se ho detto male, vende quel tipo di guaina in quel modo e costa una 60 euro. Però a noi quello non ci interessa, perché quello magari userò come cavo guaina freno e questo invece lo userò come guaina del cambio. Veramente fatto bene ragazzi. Ditemi voi, scrivetemi sui commenti se ho fatto un affare oppure no. Ok? Per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto. Mettete un like e mi raccomando iscrivetevi al canale, è gratis. Ciao e al prossimo video.